minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la chiesa di San Pio, la grande croce, che oggi vuole ricordarci un episodio importante. Ecco, una data che spesso noi dimentichiamo, 17 febbraio 1916. Padre Pio da Pietrelcina deve compiere 29 anni. È un giovane frate cappuccino che si trovava nella sua Pietrelcina per una malattia misteriosa e grazie ad una sorta di tranello, ecco, orchestrato dagli uomini, ovvero da Padre Agostino, Padre Benedetto, con la complicità di una donna, Donna Raffaelina Cerase di Foggia, riescono a portare Padre Pio a Foggia. Il 17 febbraio del 1916, un viaggio organizzato per diverse settimane, ma che si era sempre cercato in un certo senso anche di ritardare, di posticipare, ma quella giornata Padre Pio partì. Padre Agostino non andò a prendere Padre Pio a Pietrelcina, lo aspettò a Benevento. Pietrelcina, Benevento, poi Benevento, Foggia. Questa data è una data significativa, segna una svolta decisiva nella vita del giovane frate cappuccino sacerdote Pio da Pietrelcina, perché è il suo rientro definitivo in convento, cioè Padre Pio da Pietrelcina finalmente torna in convento, a Foggia, nel convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna. Padre Pio arriva a Sant'Anna convinto che si tratti di fare un semplice viaggio di andata e poi ritornare in giornata, semmai il giorno dopo, a casa, a Pietrelcina. Infatti non aveva nulla con sé, aveva quello che gli bastava almeno per una notte. Ma è il padre provinciale che gli fa capire in una maniera abbastanza brusca che lui deve restare a Foggia. Chi ce lo racconta è padre Agostino da San Marco in Lamis, proprio nel suo diario, e scrive: lo accompagnai a Foggia, dove si trovava l'allora ministro provinciale, per la santa visita della provincia. Il giorno stesso accompagnai padre Pio da donna Raffaelina. Il provinciale poi disse a padre Pio che sarebbe rimasto per sempre a Foggia, vivo o morto. Padre Pio obbedì, scrive padre Agostino, tanto che mi chiese una cartolina per scrivere a casa e poi farsi portare la roba per cambiarsi e soprattutto scrivere alla mamma che non sarebbe più tornato a Pietrelcina. Padre Pio, nella permanenza foggiana, assistette l'inferma donna Raffaelina, che possiamo dire si offrì vittima per il rientro definitivo di questo frate all'interno della comunità cappuccina, all'interno, quindi far rientrare questo ragazzo in convento. E scrive padre Agostino, ebbe dal padre tutti i sacramenti e morì santamente il 25 marzo. E in uno dei colloqui, scrive padre Agostino, fu sentita proprio donna Raffaelina esclamare: padre, permettetemi che io muoia e vada da Gesù prima di voi, perché di lassù io penserò a voi. Intanto, scrive padre Agostino, posso affermare che questa donna si era immolata per il rientro definitivo in convento di padre Pio da Pietrelcina, affinché facesse tanto bene alle anime. E difatti, in quei pochi mesi che stette a Foggia, venne definito dallo stesso padre Pio un vero e proprio approdo di anime.